tutti i cittadini della provincia di Giudea dovranno recarsi nella loro città d'origine per farsi censire. Dovranno dichiarare nome, età, residenza attuale, il numero dei membri della famiglia che abitano sotto lo stesso tetto e il lavoro svolto. Dovranno inoltre fornire una stima esatta del bestiame e delle piante in loro possesso. Finalmente il presepe vivente nel bellissimo borgo di Oliveto, un paese intero che si spende per questa manifestazione che torna dopo lo stop dovuto alla pandemia. Una manifestazione che rispetta comunque le norme anti-Covid. Chi entra, anche se siamo all'aperto, deve esibire il Green Pass. Sì, controlliamo a tutti i visitatori il Green Pass. Perché appunto ce lo impone il momento storico che stiamo vivendo e i bambini sotto 12 anni invece sono dispensati. Abbiamo ricreato gli antichi mestieri, quindi c'è il vasaio, il cestista, le signore che fanno la lana, i dolci, il pane e quest'anno l'attrazione che è la novità c'è l'arabo con il falco, quindi un falconiere in visita al paese di Oliveto. Sì, noi siamo i falconieri arabi perché la falconeria in Arabia era già in pratica rispetto a noi in Europa che è arrivata solo nel periodo del Medioevo, quindi era una disciplina molto in voga, utilizzata soprattutto per la sopravvivenza dell'uomo. L'uomo andava a caccia usando il falcone. Qui con me mio marito Emanuele insieme ad Astrea, che è un falco sacro pellegrino. La giornata si è conclusa con una recita da parte dei bambini del paese a cui ha partecipato anche il sindaco di Civitella in Valdichiana, Andrea Tavarnesi. La prossima replica sarà il 26 di dicembre. In Christ the Lord.